Allora, andiamo a chiudere questa parte del corso dedicato fondamentalmente all'aerodinamica. Abbiamo visto l'interazione tra un flusso, una pala, in due dimensioni, prima considerando un profilo isolato e poi in realtà dando cenni anche a quello che accade quando il flusso interagisce con una schiera di pale. Abbiamo detto che possiamo anche lì ragionare in termini di portanza, però attenzione a definire la W infinito come media tra le velocità di monte, media geometrica tra le velocità di monte e valle rispetto alla schiera. E poi abbiamo visto come il diagramma di Wenig ci permette di passare in una situazione molto particolare, praticamente delle lastre piane messe in schiera, ci permette di passare, se non abbiamo nulla di meglio, dal coefficiente di portanza del profilo messo in schiera a quello del profilo isolato, in funzione di quella che chiamiamo solidità e in funzione di quello che chiamiamo angolo di calettamento, cioè due parametri che definiscono la messa in schiera di tale profilo. Chiudiamo questa parte del corso, tutta la trattazione che abbiamo fatto fino adesso è riferita a flussi subsonici, tanto è vero che là dove è stato necessario specificarlo, abbiamo ragionato in termini di densità costante addirittura. Diamo giusto un cenno all'interazione tra un flusso supersonico e un profilo. Già abbiamo accennato a cosa accade nel caso di flussi confinati, quando abbiamo a che fare con flussi supersonici. Vi ricordate, abbiamo detto attenzione, perché se abbiamo un flusso supersonico e abbiamo un restringimento di sezione, il restringimento di sezione per un flusso supersonico indica recupero di pressione, quindi si andrà a formare inevitabilmente un'onda d'urto di compressione e noi dobbiamo cercare di far sì che questa onda d'urto sia un'onda d'urto obliqua per minimizzare le perdite e le degradazioni aerodinamiche. Quindi occhio alla conicità. Quest'angolo delta teta deve essere molto contenuto per evitare appunto che viceversa si formino onde d'urto obliquo di tipo forte, con forti degradazioni di urto. Cosa accade quando invece abbiamo un profilo che viene investito da un flusso supersonico, non più subsonico come quelli che abbiamo visto prima? Beh, consideriamo una forma classica, quindi un profilo molto affusolato, classica forma aerodinamica, una corrente supersonica di un destino. Qui in questa zona la corrente viene fortemente decelerata per quello che è appunto la presenza dell'ostacolo stesso. Quindi inevitabilmente davanti a questo profilo tenderà a formarsi un'onda d'urto che avrà caratteristiche di onda d'urto normale. Attraverso questa onda d'urto normale il flusso da supersonico decelererà e diventerà subsonico, dopodiché tenderà ad arrestarsi proprio davanti a quello che è il naso del profilo stesso. Questa onda d'urto normale, man mano che ci allontaniamo in questa direzione nel nostro dominio del flusso, tende a diventare da normale, tende a diventare obliqua, diciamo così, diventando in realtà sempre meno forte nel campo di quella che è l'azione delle onde d'urto. Quindi se qui abbiamo una decelerazione da supersonico a subsonico, man mano che ci allontaniamo dal profilo, l'onda d'urto obliqua, mi ricordate, abbiamo detto, trattando i divergenti, il flusso attraverso i bugiardi divergenti, il flusso supersonico, che le onde d'urto obliquo non necessariamente rallentano il flusso fino a farlo diventare subsonico, ma in realtà in uscita da un'onda obliqua potremmo avere un flusso nuovamente ancora supersonico. Beh, a una certa distanza ricadremo proprio in questa condizione, per cui attraverso l'onda d'urto obliqua il flusso comunque rimarrà supersonico. Abbiamo fatta questa specificazione oppure no? Che vi dico un po' perplessi. Anche nella slide precedente, in realtà le onde d'urto vanno ad agire sempre sulla componente delle velocità
che è ortogonale all'ordadotto stesso. Qui abbiamo un'ordadotto obliqua perché è obliqua appunto rispetto alla C con 1, la velocità del flusso che arriva sull'ordadotto, ma in realtà l'ordadotto cambia le proprietà del flusso con riferimento alla sola componente della velocità che è normale all'onda stessa. Difatti la componente tangenziale della velocità resta inalterata tra monte e valle dell'urto, quella che diminuisce in maniera forte è la componente normale. Fondamentalmente quindi abbiamo che questa componente normale viene ridotta. Quando abbiamo a che fare con onda tutto obliquo, a priori non possiamo dire se globalmente il flusso viene rallentato da supersonico a subsonico, perché quello che viene rallentato è di sicuro la componente normale. In realtà vanno definiti due numeri di Mach, uno riferito alla componente normale e uno riferito alla componente tangenziale. Di sicuro possiamo dire che per quanto riguarda la componente normale passiamo da una condizione di Mach supercritico a una condizione di Mach supercritico. Se vogliamo fare un conto totale, però, dobbiamo andare a ricomporre le due componenti della velocità ottenendo la C con 2. Potrebbe darsi che globalmente il flusso a valle dell'onda d'urto sia ancora un flusso supersonico. In questo distinguiamo appunto tra onde d'urto oblique che sono forti oppure meno forti, deboli, che portano a una radiazione dell'energia meccanica decisamente inferiore. Questo vale sia quando abbiamo dei moti interni sia quando abbiamo dei moti attorno a dei profili. In questo senso abbiamo già detto che le onde d'urto normali sono fortemente dissipative, in particolare quando il numero di Mach tende a superare 2, veramente cominciamo ad avere degradazioni veramente notevoli. Nella tecnica dobbiamo sempre cercare di scongiurare la formazione di questo tipo di urto, per cui se abbiamo a che fare con dei flussi supersonici abbandoniamo questa tipologia di profilo afflusolata che va bene per i flussi supersonici, passiamo a questa altra tipologia, quella classica con cui vedete realizzate le ali degli aerei supersonici. Difatti è conveniente utilizzare un disegno dove si adottano dei profili aguzzi a bassissima conicità, intendendo come conicità questo angolo di apertura del profilo, proprio perché si cerca di evitare una superficie frontale di arresto e si cerca, mantenendo bassa la conicità, di rendere il più graduale possibile quello che è il restringimento della vena che abbiamo quando questo flusso supersonico comunque incontra questo profilo, e quindi si deve riadattare rispetto a quello che è il profilo. Di sicuro flusso supersonico ostacolo si forma un'onda d'urto, veniamo a formare un'onda d'urto obliquo di tipo debole. Sarà tanto più debole appunto quanto più questo profilo è aguzzo. Tenderà a diventare tanto più forte quanto più abbiamo questa velocità. Questo significa che tendiamo a ricomprimere il flusso facendo diminuire la sezione in maniera più veloce, e se quest'angolo di apertura diventa eccessivo ricadiamo in questa situazione onda d'urto normale che si colloca davanti al profilo stesso. Quindi bassissima conicità, il flusso attraverso questa onda tenderà a rallentare per quanto riguarda la sua componente normale. Vedete, dopodiché flusso bene o male rimarrà supersonico questo flusso. Quando superiamo il punto di massimo spessore abbiamo un allargamento, si vedrà davanti a sé un allargamento di sezione, flusso supersonico, allargamento di sezione, accelerazione e quindi espansione, quindi viceversa si andranno a formare delle onde di espansione molto sgranate, le onde di espansione, e poco dissipate. Allo scarico quasi ripeterà il gioco invece di formazione di un'onda d'urto bipolare. Quindi per quanto riguarda la scelta dei profili aerodinamici cambia non totalmente se abbiamo a che fare con flussi subsonici, profili classici, o flussi supersonici, profili aguzzi, comunque molto sottili al bordo di attacco. Noi in realtà in questo corso ci occuperemo di flussi subsonici, non entreremo mai
non avremo mai a che fare con il progetto di qualche stadio supersonico, però ricordate queste nozioni di massima. Però anche occupandoci di flussi subsonici, noi abbiamo detto la discriminante è il numero di Mach, il numero di Mach unitario, in realtà parliamo di modi transonici quando ci muoviamo tra lo 0,9 e l'1,1 riferito al numero di Mach. Supponiamo di avere un flusso subsonico, però siamo appunto al confine dei modi transonici. Questo flusso incontra il nostro profilo disegnato in maniera classica. Ricordiamo tutto quello che abbiamo detto per l'aerodinamica dei profili. C'è poco da fare. Il flusso investe un profilo aerodinamico, ok? Qui in questa zona c'è una zona di arresto, si colloca un punto di ristagno. Dopodiché, se facciamo riferimento al dorso, i tubi di flusso prima si restringeranno fino a grosso modo al punto di massimo spessore, dopodiché tenderanno ad allargarsi, creando quel gioco di accelerazioni e decelerazioni che mi creano la depressione sul dorso. E sì, quindi in tutta questa zona il flusso in realtà tende ad accelerare, perlomeno quello che si trova nel tratto in viscido geometricamente disturbato dalla presenza del profilo. Se siamo vicini alle condizioni isoniche, quindi potremmo superare il numero di Mach localmente in questa zona del profilo, che quindi potrebbe diventare supersonico. Quindi globalmente noi ci facciamo i conti sulle condizioni di monte e vediamo un flusso subsonico. Ma in realtà abbiamo dei disturbi locali delle velocità, quegli effetti bidimensionali di cui già abbiamo parlato trattando proprio all'inizio di questa lezione. Localmente le velocità cambiano, in particolare c'è una zona di accelerazione, c'è una zona in cui il flusso potrebbe diventare di nuovo sonico o supersonico. Se diventa sonico o supersonico, attenzione, warning, possono sorgere onde d'urto se abbiamo poi dei disturbi di pressione dovuti magari al fatto che superato il punto di massimo spessore, questo flusso, i tubi di flusso tenderanno di nuovo a riallargarsi appunto per quello che è l'andamento della aerodinamica del profilo. Quindi in realtà questo flusso supersonico è come se vedesse davanti a sé il tratto divergente di un oggetto. Ma l'uscita del profilo, le condizioni tra ventre e dorso devono riequilibrarsi tra di loro, quindi non è detto che questo tratto divergente, facendo questa sorta di analogia, sia adattato come pressione allo scocco, e quindi potrebbe accadere, ed accade in realtà, come succede per gli ugelli convergenti e divergenti che lavorano in condizioni di sbocco non adattato, che si va a instaurare un'onda d'urto all'interno del divergente. Quindi si può generare un'onda d'urto sul dorso del profilo, un'onda d'urto normale questa volta, come appunto quelle che si collocano nei tratti divergenti degli ugelli, con forte degradazione di energia. Quindi in realtà, tenendo a mente quelli che possono essere gli effetti locali di accelerazione che possono trasformare dei moti subsonici in moti supersonici, in prossimità di un profilo, ovvio, se noi vogliamo progettare una macchina che lavori sempre in condizioni subsoniche e vogliamo evitarci il problema delle onde d'urto, attenzione a non esagerare con il numero di Mach a monte dei nostri canali palari. Normalmente il limite che si pone, facendo riferimento alle condizioni di monte, che poi sono quelle per noi più semplici da utilizzare, perché sono quelle che utilizziamo per applicare ad esempio la relazione di Eulero, quindi a monte rispetto all'ingresso del profilo, noi porremo sempre come condizione che il numero di Mach sia minore di 0,8 o 0,85, perché questo ci mette in sicurezza rispetto a queste accelerazioni e quindi alla possibilità che sul dorso delle nostre pale si possano raggiungere e superare le condizioni sonore. Con questo ci fermiamo per quanto riguarda i richiami di gas dinamica.
non entriamo nel dettaglio del calcolo delle perdite associate alle onde d'urto, agli effetti supersonici decorativi, perché ripeto, poi noi rimarremo fondamentalmente nel campo subsonico, però ci sono dei trattati specifici di gas dinamica che entrano in questi dettagli e che permettono, definito il tipo di onda d'urto, definite le condizioni di monte, di ricavare quelle che saranno le condizioni di valle e le perdite energetiche, o in termini di pressione totale o in termini di aumento di entropia.